Ciao a tutti, sono Michele e oggi per una puntata di Orrori da Discount vi presento un nuovo snack, le Peanuts Flips della Krusty Krock. Allora, sono snack a base di mais rapidi. Come potete vedere sono dei cornetti. L'odore predominante è sicuramente quello degli arachidi. Andiamo ad assaggiarli e vediamo cosa. Sono molto croccanti e il retrogusto predominante è quello del burro di arachidi. Proviamone un altro per esserne certi. Sono sì, il mais si sente, però sembra di mangiare una bella cucchiaiata di burro di arachidi. Da provare. Mi raccomando, Krusty Krock. Peanuts Flips. Poi vi presento la potato salad della Vitacrone, fatta in Germania. Insalata di patate con bacon affumicato. Andiamo ad aprirla. Sono 5 stelline sulla confezione, forse sarà il grado di pericolosità del prodotto. Chissà. Proviamo e scopriamo. L'aspetto non è molto invitante in quanto la panna predomina. Mettiamo un po' nel piatto. L'odore è a dir poco pessimo, in quanto si sente particolarmente l'aceto. Sembra quasi una sorta di insalata russa, senza sottaceti però. Assaggiamolo un po'. Sono patate bollite. Sente l'affumicatura della pancetta, però il tutto è coperto dal sapore dolciastro della panna. Sono soprattutto il bacon è molto grasso. Da provare o fa cagare? Fa cagare. E infine l'ultimo prodotto, il piatto forte del giorno. Filetti di aringhe Petri, anche queste sono tedesche, in salsa d'uovo e mostarda. Proviamo. La mostarda ha anticipato le aringhe ed è fuoriuscita dalla confezione. Ci mettiamo un po' nel piatto. Il colore non è dei migliori, in quanto c'è la pelle attorno alle aringhe. Ed anche la consistenza appare alquanto deficitaria. Proviamo un attimo. Allora, il sapore delle aringhe non appare male. La salsa invece, anche se è mostarda, vista d'uovo, non è granché come sapore. Proviamolo insieme. Unite forse il sapore si bilancia, ma non è particolarmente gustoso. Un po' amaro, diciamo. Forse apprezzerà chi ama sapori forti. Da mangiare o fa cagare, per me fa cagare. Ciao e alla prossima puntata di Orrori da Discount.